Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Oggi parleremo della nuova emissione di certificati Fixed Cash Collect emessi da Goldman Sachs. È una emissione piuttosto recente e andiamo a scoprirla insieme. Questi certificati in particolare sono su 10 sottostanti e hanno delle caratteristiche importanti. Vediamole insieme. La data di valutazione iniziale è stata fatta a qualche giorno fa, maggio, e la data di valutazione finale invece sarà alla fine di ottobre del 2021, quindi 28 ottobre 2021. Il valore per ogni singolo certificato è di 100 € e questi prodotti sono quotati sul SEDEX. Andando a scoprire un pochettino l'emissione, scopriamo che sono prevalentemente azioni italiane, ma come vedete ci sono anche azioni estere come ad esempio Bayer o Aegon. Ma il tema interessante secondo me è come sono pensati e come sono strutturati questi prodotti, perché la prima cosa che dovete sapere è che il premio è fisso, quindi in realtà non è legato all'andamento del sottostante. Questo significa che, per esempio, prendendo un certificato a caso, sappiamo che ci sarà un rendimento mensile, quindi questo premio viene pagato mensilmente indipendentemente dall'andamento. Facciamo un esempio tragico: ERG, che è il certificato che ho preso in questo momento in esame, dovesse perdere, ad esempio, il 70-80% del suo valore, ci auguriamo ovviamente di no, questo certificato comunque vi pagherebbe questi premi per 18 mesi, quindi per un anno e mezzo. Bene, nel caso specifico di ERG, il rendimento dell'1,45% mensile pari al 17,4% su base annua, e se proprio vogliamo considerare il certificato nel suo complesso, il rendimento arriva al 26,1% sui 18 mesi. Ovviamente ci sono da fare una serie di considerazioni, che ci saranno due stacchi di dividendi prima appunto della scadenza, quindi l'investitore voluto deve tener conto di questa cosa. Dall'altro lato però può utilizzare questo prodotto ad esempio per compensare delle minusvalenze, perché sapendo l'ammontare che riceverà può anche fare una sorta di pianificazione fiscale. Altri dati importanti da conoscere sono il prezzo di riferimento iniziale, che è di 16,35 € e quella che è la barriera posta appena sopra 10 €, ma lo andremo a vedere all'interno del grafico. In generale, la considerazione che ci sentiamo di poter fare è che questo certificato, in particolare su ERG, sia particolarmente interessante, perché ha comunque una barriera posta al 35% sotto, diciamo, la rilevazione iniziale, e comunque offre degli ottimi premi trimestrali. Quindi andiamo a vedere un pochettino il grafico di ERG. Sappiamo che è un titolo che è cresciuto molto, poi ovviamente è stato impattato da quello che è stato la crisi innescata dal coronavirus, però diciamo che, a differenza di altri titoli operanti nel settore oil and gas, comunque ha retto piuttosto bene, ha già recuperato gran parte delle perdite. In realtà, visto che diciamo, il riferimento è stato fatto dopo il crollo, in questo momento il sottostante addirittura si trova sopra il fixing iniziale. Questo è molto interessante perché vuol dire che la barriera si è allontanata ed è più distante rispetto al 35% calcolato appunto da questa linea che vedete in blu. Questa invece che vedete in rosso evidenzia la barriera. Cosa succede una volta che la barriera dovesse essere violata? Se viene violata durante la sua vita utile, sostanzialmente non succede nulla. Vedremo ovviamente il corso del certificato scendere, quindi se vorrete negoziarlo, probabilmente lo venderete a un prezzo più basso rispetto a quello che batte oggi, però di fatto non è gravissimo. È molto grave se ERG dovesse essere sotto la linea rossa alla data di rilevazione finale, che è appunto posta al 28 ottobre. Ecco, questa data è molto importante perché serve poi effettivamente per valutare il rimborso. Se siamo sopra la linea rossa, tutto bene, il certificato rimborsa 100, abbiamo incassato i nostri premi durante quest'anno e mezzo, siamo tutti contenti. Dovesse chiudere sotto, ovviamente ci sarebbe una perdita, che è vero che in parte sarebbe compensata dai premi incassati, ma comunque ci darebbe luogo a una perdita di almeno il 35% su
sul capitale investito, anche di più qualora appunto per esempio non so dovesse chiudere a 8 euro ERG. È una cosa che non ci sentiamo di escludere, però diciamo che il prodotto ci sembra piuttosto interessante, anche perché appunto i fondamentali del titolo sono buoni e sono stati confermati i dividendi anche per quest'anno. Banalmente, andando all'interno di una piattaforma di trading, basta ricopiare quello che è l'ISIN, quindi il codice identificativo di questo strumento, lo si mette in piattaforma. Questo è il book di negoziazione, dove vedete che in questo momento il certificato quota leggermente sopra la pari, sostanzialmente perché il sottostante si è un po' apprezzato. Alla prima giornata di borsa negativa potrebbe essere un'ottima opportunità quella di posizionarsi su questo strumento. Ovviamente dobbiamo fare i disclaimer del caso. Vi ricordo che tutti questi prodotti sono prodotti strutturati ad elevata complessità e quindi è evidente che vi consigliamo di recarvi presso il vostro consulente finanziario di fiducia per ricevere maggiori informazioni, oppure di contattare l'emittente, che è l'unico che vi può fornire questo genere di informazioni. Da parte di Enrico Lanati, investire.biz, per oggi è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi video in compagnia di Goldman Sachs.